Siamo alla pagina sportiva, parliamo di calcio e di Serie C e parliamo anche della partita del Pescara, Ascoli, Pescara domenica, c'è anche Rete 8 anche questa volta, ma per dirci di più e parlare di questo alto rendimento, così è stato definito sul nostro sito, del Pescara che sta evidentemente attraversando un buon periodo ed è primo in classifica, al momento c'è con me Massimo Profeta. Giusto? Ciao, sì Maria, hai detto tutto tu, effettivamente questo è un momento molto propizio, potremmo anche definirlo magico, perché insomma chi l'avrebbe mai detto, no? Un paio di mesi fa quando è cominciato tutto, insomma tante situazioni, tante polemiche, e invece Baldini è riuscito comunque a catalizzare l'attenzione su se stesso, è stato molto bravo l'allenatore del Pescara, naturalmente è riuscito a entrare anche nella testa e soprattutto nel cuore dei ragazzi, sono dei giocatori tipo insomma Vergani che sta migliorando. Vergani è un centravanti, si chiedono i gol, ha una prima punta, però intanto è un altro Vergani rispetto allo scorso anno. Ecco, per quanto riguarda la partita di domenica prossima, questa è una sfida sentitissima, dal sapore antico, potremmo dire così, perché si sono sempre affrontate nel tempo Ascoli e Pescara, si giocherà allo stadio del Duca, ore 19:30, la diretta in chiaro su Rete 8, con ampio pregare a partire dalle 18:30. Ti dico subito che sono stati polverizzati i 565 biglietti destinati al settore ospiti, 565, non potranno andare altri tifosi del Pescara perché il settore ospiti per la Serie B dello stadio del Duca era omologato per 900 spettatori, questo numero è sceso per la Serie C a 565, quindi sono stati polverizzati questi biglietti, chi non può andare evidentemente vedrà la partita. Mi pare logico, l'occasione è quanto mai propizia. Per il resto io ho sempre detto, questa squadra anima e cuore sono questi due termini che ho sempre ho utilizzato per raccontare le vicende del Pescara di questo inizio campionato, perché è una squadra che non molla mai, è una squadra che magari non offrirà un calcio scintillante, però sono sempre dell'avviso che l'estetica ha un senso se è funzionale ai risultati, cioè se non è funzionale ai risultati non ha senso l'estetica, quindi questa squadra è una squadra che sa stare in campo, una squadra solida, una squadra concreta, una squadra che vince, una squadra che è prima in classifica dopo 7 partite, non succedeva un rendimento così alto, non accadeva dal 2002-2003, 17 punti anche in quella circostanza, parliamo di Serie C naturalmente, il Pescara ha fatto pochi campionati di Serie C, no? 11 dal 1973-74, quindi in 50 anni soltanto 11 campionati, c'è questo dato statistico, 17 punti, come in quella circostanza 2002-2003, l'allenatore era Ivo Iaconi e il Pescara, quel Pescara conquistò la promozione in Serie B dopo gli spareggi. Per quanto riguarda le ultime c'è questa purtroppo tegola pesantissima di Lonardi che si è infortunato, rottura del crociato nel corso della partita con il Carpi, 6 mesi di stop, è una perdita molto ma molto pesante nell'economia del centrocampo biancazzurro, probabilmente il sostituto sarà squizzato, gli altri stanno tutti bene. Nell'Ascoli c'è grande crisi, soltanto un punto nelle ultime 3 partite, 2 sconfitte interne consecutive, l'ultima delle quali in casa contro il Rimini, c'è aperta contestazione nei confronti della proprietà, insomma è l'occasione propizia anche questa per cercare di fare bottino pieno, però mai dire mai perché nel calcio può succedere di tutto. L'allenatore Ledesma era subentrato a Carrera, ex capitano della Lazio, una partita, una sconfitta, ma si parla già di un successore probabile, magari arriverà in questi giorni prima della partita, contatti avviati con Attilio Tesser che è già stato ad Ascoli, è stato già ad Ascoli in Serie A addirittura nel 2006 per 11 partite e contatti avviati anche con un altro esperto della panchina, Mimmo Di Carlo, staremo a vedere. Lapidario Massimo, tu non so, sei stato severo quando c'era da essere severo, a me sembra che Baldini ti piaccia come allenatore. Sì, ovviamente devo dire che mi ha conquistato. Okay. Lo conoscevamo già, però non l'avevamo mai visto all'opera a Pescara perché è arrivato soltanto quest'anno. Devo dirti una cosa, al di là delle sue capacità, l'allenatore insomma non si discute perché ha allenato in Serie A, certo. È un grandissimo comunicatore, ti conquista per quello che dice.